tutti quanti, siamo al Cineplex e io mi sto facendo una foto con uno dei protagonisti delle pellicole di questa settimana. Vediamo di... eccoci, spuntare fuori. Siamo sempre al Cineplex, come detto, il multisala di Bolzano, aperto 7 giorni su 7 con 7 sale differenti, che questa settimana presenta delle nuove pellicole, come sempre. Avete capito di quale pellicola stiamo parlando? Il secondo capitolo di una delle commedie più irriverenti degli ultimi anni. Mark Wahlberg, questo simpatico peluche che tutti quanti conoscono, alla regia Seth MacFarlane, che per chi non lo sapesse è il produttore regista di molti cartoni animati come i Griffin e American Dad, e il titolo è Ted 2. E vissero felici e contenti esiste solo nelle favole. Nonostante ciò, un orsacchiotto parlante sta per sposare la sua fidanzata. Mi dichiaro orsacchiotto e moglie. Puoi baciare l'orso. Ma tanto la gente ormai non si scandalizza più per niente. Ho una notizia bomba. Io e Tammy Lynn avremo un bambino. Fichissimo. Aspetta, e come fate? Ci occorre un donatore di sperma. Che c'è? Che fai? Mi avvantaggio. Come ti avvantaggi? Che fai? Che fai con quella mano? Lo faccio per te, così quando entro è subito pronto. Pensi che siamo in un fast food? Ehi, Johnny, ce l'hai fatta! Ecco qua, pieno. Tieni. Che... erano i figli di qualcuno! Porca... no! Negli occhi, ce l'ho tutto negli occhi! Aspetta, aspetta, scatto una foto e la posto su Facebook. Cosa? Hashtag grr lunedì. Aiutami! Oh mio Dio, Teddy, guarda qui. Dice che se vogliamo avere un bambino devi dimostrare di essere un essere umano in tribunale. Una bella fregatura. Combatteremo, troveremo un avvocato e faremo causa al governo per i tuoi diritti. Sono Samantha Jackson, tu sei Ted? Ah, sì, Sam Jackson. Il tuo secondo nome? Leslie. Oh mio Dio, allora tu sei Sam L. Jackson. Fantastico, sì, proprio come Sam L. Jackson. Chi è? Hai mai visto un film qualunque? Lui è quello nero. Ti hanno negato gli stessi diritti degli altri solo perché sei diverso. Vuoi farmi riavere la mia vita? Ted, come dimostreresti di avere dei sentimenti? Ho un gonfiore in mezzo alle gambe. Obiezione. Respinta. Vuoi essere una persona agli occhi della legge? La cosa importante delle persone è che diano un loro contributo alla società. Allora, il mio caffè, mica dovete costruire un missile. Imbecille, posso lanciargli un biscotto in mezzo alla fessura delle chiappe? Fallo. Sì che lo faccio. Che mira! Chi è stato? Signore, le chiedo scusa per mio figlio, ha 5 anni, cattivo, seduto e finisce le crocchette di pesce. Crocchette! Via, via, via! Vorrei farti qualche domanda di prova. Avanti, fatti sotto. Ti consideri un essere umano? Obiezione. Accolta. Non puoi obiettare. Respinta. Sospensione. Colpevole. Specula. Contenzioso. Cancelliere. Protocollo. Deroga. Nel mio ufficio. Influenza al test. Ho concluso. Potremmo fare gli avvocati. Beh. Oggi 25 giugno 2015 troverete in sala non solo la commedia Ted 2, ma anche un film dedicato più a quelli che amano gli sparatutto, le cose tipo congiure, robe del genere, insomma. Il presidente degli Stati Uniti è nei guai, i terroristi vogliono ucciderlo e l'unico che può salvarlo è un ragazzino armato solo di arco. Il titolo del film è Big Game. Lanciarci un missile terra-aria! La troverò e la porterò in salvo, signor presidente! Tu chi sei? Tu non mi riconosci? Il presidente? Il presidente degli Stati Uniti d'America. In televisione sembri più magro. Questa non è la Casa Bianca. Qui comando io. Ti consegnerò il presidente e tu mi consegnerai il denaro come previsto. Che fine ha fatto? Troviamo il presidente e riportiamolo a casa. Qualcuno l'ha aiutato. Mi danno la caccia. Trovati! Non preoccuparti, presidente! Ti salvo io! Questa non è un'ottima idea! Oggi sono stato tradito. Chiuso in un frigorifero. Ed espulso per 2 volte dallo stesso aereo. So
Samuel L. Jackson, Big Game, caccia al presidente. E dunque queste erano le pellicole in uscita questa settimana qui al Cineplex. Vi ricordiamo 7 sale aperte 7 giorni su 7. Vi ricordiamo inoltre che potete recarvi sul sito internet del multisala, ovvero www.cineplex.bz.it, dove potrete trovare non solo la programmazione settimanale ma anche le trame di tutti i film usciti e in uscita prossimamente. A me non resta che salutarvi e ricordarvi che ci vediamo al Cineplex.